Allora, siamo con Gianna Conte, consigliere del comune di Gaeta, però soprattutto lei si sta occupando del carnevale a Gaeta. Basta che utilizzi il cuoricino, guarda, c'è un cuoricino così diritto, va bene pure così. Ah, ok, perfetto. Ci sei, no? Ci siamo, prontissimi. Ciao Gianna, benvenuta su Spazio Blu. Allora, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Spazio Blu, ringrazio Max per l'invito e siamo quasi giunti alla seconda giornata di questo carnevale. Max. Sì, faccio io le domande e tu mi rispondi. Innanzitutto è andata, no, bene, benissimo. Questo secondo anno o terzo del Questa è la quarta edizione del carnevale. Quarta edizione, iniziato diciamo così per scherzo, sì. Quest'anno, possiamo dirlo, nel 2020 c'è stata una vera e propria esplosione con migliaia e migliaia di persone. Sì, migliaia e migliaia di persone, già un lavoro che è iniziato dall'anno scorso e si incominciano da quest'anno a vedere i frutti. Siamo più che entusiasti, in realtà domenica veramente, Max, vedere quella platea di gente, ma soprattutto di famiglie, bambini, genitori, tutti vestiti, è qualcosa che ci ha emozionato ed è quello che volevamo trasferire, il messaggio del carnevale per tutti. Quindi Gaeta è una città in festa, ma soprattutto l'emozione di vivere il carnevale come divertimento. Abbiamo pensato un po' di mettere tutti gli ingredienti, no? Dai carri allegorici dei carristi del golfo, ai corsi mascherati con le scuole di danza, con le scuole sia di Gaeta che con le scuole di Formia, ma in realtà anche spettacoli, eventi, il volo dell'angelo, ma soprattutto quest'anno la grande novità, le videoproiezioni. Sì, infatti Gaeta sembra continuare un pochino l'onda delle luminarie. Questo è molto molto bello, soprattutto perché fondamentalmente la gente è sempre scettica, no? E poi invece si trova davanti a un successo inaspettato. Però io dico sempre una cosa: se tu le attività, le cose, come le volete chiamare, le fai con gusto, con passione, alla fine qualcosa porti sempre a casa. Certo, ci vuole impegno, costanza, ma soprattutto il coinvolgimento di una grande squadra. Sono tanti gli attori coinvolti, come ti dicevo appunto, i carristi del golfo, le scuole di danza, i coordinatori di questo evento, da Rita Spinosa a Gianni Donati, a Ultra Live, veramente sono il frutto di un'energia messa in campo da tutti gli attori. Naturalmente, il nostro obiettivo è semplicemente quello di far sorridere e divertire certo. persone. Naturalmente questo lo continueremo a fare anche per questa domenica, quindi okay, diciamo diamo gli appuntamenti domenica e martedì, quindi. Sì, domenica è domenica 23 febbraio, la partenza sempre alle 14:30 da Piazza 19 Maggio, quindi da sotto il Palazzo Comunale, e il giorno conclusivo sarà proprio martedì, il giorno di carnevale, il 25 febbraio. E poi un attimo, insomma, che arriva il festival dei giovani. Ah, poi ricordiamo anche questo appuntamento che riguarda anche il comune. Il 4 marzo del 2020 ricorderemo a bordo della barca che fu anche di Lucio Dalla, proprio Lucio con una spettacolare giornata proprio dedicata al grande chanson Lucio Dalla. Allora, appuntamento, ripetiamo, domenica e martedì. Anche martedì ci sarà cosa? Sì, domenica 16 maggio, domenica 23 febbraio vi aspettiamo, sempre sfilata dei carri allegorici, corsi mascherati, alle ore 18 il volo dell'angelo al campanile, in seguito due spettacoli meravigliosi, Dies e la danza aerea. E martedì chiusura naturalmente del carnevale, sempre con lo stesso programma. Quindi se l'avete perso domenica scorsa, come Max che era al lavoro, allora Max ti aspettiamo, quindi ci devi stare anche pure martedì verrò sicuramente. Una cosa volevo dire, ti sei mascherata? Allora, non ho avuto il tempo, dico la verità, perché volevo, loro da Grease, facevano parte del carro di Grease, ed era molti, tra l'altro, oltre che la scuola di danza, questo è stato il coinvolgente, abbiamo visto molte persone al di là delle scuole, che avendo letto i temi che abbiamo pubblicato poi sul nostro sito, se lo posso dire, www.carnevalegaeta.it e la pagina Facebook, pagina Facebook è Carnevale a Gaeta, abbiamo scritto proprio, indicato i temi, proprio per far sì che la gente potesse unirsi a quelli che sono i carri che sfilano nella nostra bellissima città. Perfetto, io ringrazio Gianna Conte, consigliere comunale del comune di Gaeta,
che vi ha ricordato il carnevale. Ringrazio anche Maria Paolo, Caeta News 24, appuntamento domenica alle 14.30 e martedì alle 14.30 sotto il comune di Caeta. Inizia la sfilata, inizia tutto quello che è il carnevale a Caeta. Gianna, in bocca al lupo. Un saluto, grazie mille. Ciao, sai con che ti saluto? Con Elettra Lamborghini. Fate il balletto di Elettra Lamborghini. Ancora no, vabbè. Ancora no. Al prossimo... Si organizzerà. No? Va bene, eccola qua. Un saluto a tutti. Ciao.